Il consorzio di bonifica, nemico degli agricoltori, e la forte dichiarazione della Confederazione Italiana Agricoltori di Ribera in relazione all'aumento del costo dell'acqua per l'irrigazione. Aumento insopportabile, dichiara Giovanni Caruana. Il paradosso dei paradossi, mentre tutta l'Europa, dai governi alle commissioni agricole, alla CEA, stanno cercando in tutti i modi di sostenere e dare ossigeno all'agricoltura, il commissario del consorzio di bonifica di Agricento 3, che poi significa Sicilia Occidentale, va a deliberare il 29 di aprile scorso il raddoppio delle spese di gestione, perché la tassa obbligatoria per il semplice fatto della posizione del terreno senza alcun servizio e senza alcun sostegno da parte di nessuno per l'azienda agricola, e il costo dell'acqua di altri 8 centesimi, che significa un altro 40% del costo. È una cosa insopportabile e inaccettabile. La Confederazione Agricoltori di Ribera ha sollecitato l'amministrazione e il Consiglio Comunale a prendere posizione sulla vicenda, ma analogo appello viene rivolto ai sindaci e consiglieri comunali di tutti i comuni agrigentini. A tutte le amministrazioni. Sì, mi pare logico, perché il consorzio non è il consorzio di Ribera, il consorzio è il territorio di tutta l'intera provincia di Agrigento che è tassata in questo modo, e dobbiamo dare atto che già i consiglieri comunali di Ribera hanno chiesto la convocazione del consiglio straordinario, e parecchi consiglieri di Ribera, e speriamo che lo stesso venga a succedere in tutta la provincia di Agrigento. So che a Naro il problema è stato posto pure, speriamo che anche a Sciacca, e io faccio gli auguri a termine, e si faccia lo stesso passo.